Al liceo scientifico De Capralis di Atripalda, la dirigente scolastica e i suoi collaboratori hanno lavorato tutta l'estate in vista della riapertura dell'istituto, che conta anche due sedi distaccate. Un lavoro duro grazie al quale la scuola oggi è pronta. Ci sono dei protocolli forniti dal Comitato Tecnico Scientifico molto molto rigorosi che noi applicheremo in maniera puntuale e precisa. Faremo un'azione di sensibilizzazione dei ragazzi circa appunto le procedure per prevenire il contagio a scuola, però contiamo tantissimo sulla collaborazione delle famiglie e degli stessi alunni, perché se non si hanno comportamenti responsabili anche al di fuori della scuola il problema diventa molto molto serio. Però noi sappiamo, conosciamo i nostri alunni, sappiamo che sono ragazzi molto seri, molto responsabili, quindi contiamo sulla collaborazione loro e delle famiglie per cercare di ripartire in tutta sicurezza, in tutta tranquillità, evitando qualunque tipo di rischio. Il referente Covid, a quanto ci hanno spiegato, deve essere sollecitato nel momento in cui si dovesse creare una situazione di malore, di disagio, di febbre, di tosse persistente che sia secca anziché un caso, e quindi accompagnare il ragazzo o farlo accompagnare da un collaboratore scolastico nella saletta che abbiamo allestito al pian terreno. Contattare i genitori e immediatamente questi i genitori devono venirlo a prendere. Dopodiché sarà tutto delegato agli organi competenti, quindi sarà poi informata qualora dovesse essere effettivamente dovesse essere pianificato o dovesse venire fuori che si tratta di un caso di positività. Ovviamente poi saranno immediatamente allertate le autorità, l'ASL e i medici preposti.